RIRAD, associazione indipendente di fisici, ingegneri, medici. Studiano sul campo la radioattività e i suoi effetti sull'ambiente e sulla salute. Non dipendono né dal governo né dall'industria nucleare. Allora, accettabile per chi? Esistono delle regole, ma sono impressionanti sul piano sanitario. Cioè, il limite di dose di un millisilver per anno non è il limite del non rischio, ma è il limite del rischio accettabile. Significa che al di sopra della linea c'è un rischio inaccettabile, e al di sotto non è che il rischio non esista, è solo accettabile. Questo è scritto nei testi ufficiali. Che vuol dire allora accettabile? Per la gente comune, accettabile vuol dire nessun morto, niente impatti sanitari. Invece le cose non stanno così. Accettabile in realtà vuol dire un certo numero di morti per un tot mila abitanti legati al rischio delle centrali, delle scorie o delle miniere d'uranio. È un criterio economico in funzione degli interessi rispetto ai danni sanitari. Ma è chiaro che non è una scelta democratica, è una scelta di esperti che sono riusciti a far credere alle persone che il limite è il limite del non rischio, e questo è totalmente falso. Queste ricerche le abbiamo trovate in Germania. Il governo Schröder nel 2002 ha votato una legge per la quale i reattori, man mano che giungeranno a fine vita, si spegneranno e non verranno mai più sostituiti. Il governo successivo di Angela Merkel ha voluto vederci chiaro sulla vita normale intorno alle centrali e ha ordinato uno studio sanitario. Questa è la zona di Krummel, siamo in un raggio di 5 km e i livelli di malattia sono 4 volte superiori alla media. Abbiamo osservato che tra gli abitanti in zone intorno alle centrali nucleari ci sono tassi relativamente alti di leucemia, soprattutto infantile. Il rischio si presenta con il valore 1 diviso la distanza. Più un bambino vive nelle vicinanze di una centrale, più alto è il rischio che corre di ammalarsi di leucemia e altri tumori. Che cosa risponde a chi le dice che non c'è un nesso causale? Alla fine lo studio l'ha chiaramente confermata. Abbiamo una tale evidenza epidemiologica che il nesso causa-effetto è la spiegazione più probabile, a meno che non si ammetta una causa a noi sconosciuta. Germania. Non c'è stato bisogno di aspettare nessuna generazione futura. Strade della Bassa Sassonia, zona delle miniere di Asse, Hannover non è molto lontana. Le vedete quelle A in mezzo ai campi? Vogliono dire Aufpassen. Attenzione, contaminazione da cesio 137. È successo quello che non doveva succedere. Alla fine degli anni 60 sono arrivati i primi flussi di scorie nelle miniere di sale di Asse. Quel sale sta lì da 150 milioni di anni, hanno pensato i tecnici. E 2 milioni di anni, geologicamente parlando, per conservare scorie radioattive non sono niente. Poi, solo qualche decina d'anni dopo, alla miniera di sale è iniziata ad avvicinarsi l'acqua e la sta corrodendo. Oggi i fusti radioattivi sono 126.000 e i tedeschi riescono a mantenere i nervi saldi. È stato commesso un errore. Le scorie sono state depositate nella falda sud, molto vicine agli strati contenenti acqua. È stato l'errore fondamentale. Si sono verificate le prime infiltrazioni di acqua salata che hanno provocato fenditure nei fusti. Scusi, ma i geologi non avevano detto che il sito era sicuro? Certo, così dissero i geologi a suo tempo. Si può benissimo verificare sui documenti dell'epoca. Dissero che Asse 2 sarebbe rimasto asciutto. E grazie a questa assicurazione si costruì la cosiddetta prova di sicurezza permanente. Ma negli anni 90 si è imparato qualcos'altro quando è cominciata ad entrare l'acqua. Questo avvenimento confutò tutto. E che fate adesso? Smantellate tutto? Per estrarre le scorie si è calcolato che ci vorrebbero circa 2 miliardi e mezzo di euro. Per portarle in superficie prima bisogna impacchettarle, passarle poi in un impianto di condizionamento e poi trasportarle nella miniera Conrad a 30 km da qui. Abbiamo calcolato che ci vogliono circa 20 anni. Quindi conviene trovare una soluzione sul posto. Sì, giusto. Finora siamo riusciti a tenerle sotto controllo, le infiltrazioni, ma non a regolarle. Se aumentassero, la miniera di Asse sarebbe in pericolo, si inonderebbe completamente. Con 126.000 fusti di scorie che libererebbero radioattività compromettendo tutta la zona e gli abitanti. Insomma, che avete deciso di fare? Per ora non lo sappiamo. L'impianto è fermo e vogliamo lasciare ogni opzione aperta, anche quella di estrarle le scorie.
Qualche settimana dopo, l'Ufficio federale per la radioprotezione lanciava l'allarme per il pericolo di crollo del tetto della camera 4 del sito di stoccaggio di Asse, con la conseguenza di rompere i fusti e liberare la radioattività. Sono le esternalità di un sistema, i costi esterni, i danni, quelli che paghiamo tutti e lasciamo pure in eredità alle generazioni future. Rischi e costi in rapporto a quali vantaggi? Indipendenza energetica di un paese, risparmi. Si dice che il nucleare abbia portato la Francia all'indipendenza energetica. Qual è la cosa da cui siamo più dipendenti dal punto di vista energetico? Tutti i paesi e la Francia come gli altri? È il petrolio. Se compariamo il consumo di petrolio per abitante nei quattro grandi paesi dell'Unione Europea, la Francia consuma 1,46 tonnellate per abitante. La Germania nel 2007 1,36, 1,31 l'Italia, 1,33 il Regno Unito. L'Italia senza il nucleare consuma meno petrolio. Non cambia niente sul consumo di petrolio, anzi la Francia ne consuma pure di più. Perché l'elettricità non si fa con il petrolio? Avere molta elettricità d'origine nucleare non riguarda affatto il primo dei problemi della sicurezza energetica, che è il petrolio. Dunque questa storia della sicurezza energetica è una menzogna. In secondo luogo, si dice che il nucleare rappresenti il 40% dell'energia primaria in Francia. È colossale. La centrale nucleare è prima di tutto una centrale termica. Si produce calore e solo una parte di questo calore è trasformata in elettricità. Ma al posto di contare l'elettricità si conta il calore, che è 3 volte di più. E si gonfia così nelle statistiche l'importanza del nucleare. L'elettricità rappresenta circa il 20% del consumo finale di energia. E alla fine il contributo del nucleare al consumo di energia finale in Francia è del 14%. Tutto il resto è petrolio, gas, carbone, energie rinnovabili. Ma sul protocollo di accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, però, non c'è mica scritto costruzione di 4 centrali nucleari. Si legge di buone relazioni tra Italia e Francia, di desiderio di rafforzare le loro relazioni energetiche, di partenariati industriali, di gemellaggi, di visite e di scambi. E per la realizzazione del protocollo sarà costituito un comitato esecutivo con riunioni semestrali dei ministri in carica, firmato i 2 presidenti. Mentre con l'accordo Enel-EDF e l'Enel francese, che è solo un memorandum d'intesa, si pongono le premesse per un programma di sviluppo congiunto dell'energia nucleare, quando in Italia sarà completato l'iter legislativo per il ritorno del nucleare. Solo allora sarà costituita una joint venture responsabile degli studi di fattibilità, eccetera, eccetera. E mentre sembra che la Francia ci stia vendendo reattori, in Italia regole certe per un ritorno al nucleare non ci sono. Intanto vediamo quanto ci potrebbe costare. Prima di tutto le miniere di uranio. Saranno le società italiane a sfruttare le miniere nel Niger, nel Chad o altrove, o saranno i francesi. O comprerete l'uranio sul mercato. Dopo dovrete fare la trasformazione dell'uranio, l'arricchimento. E non penso che l'Italia si metta a fare l'arricchimento. Quindi probabilmente dovrete comprare l'uranio arricchito dai francesi o da altri. Dopo ci sarà da fabbricare il combustibile. Lo fabbricherete in Italia? Perché occorrono degli investimenti per le industrie di fabbricazione del combustibile. Quindi dovrete comprare il combustibile in Francia o negli Stati Uniti, comunque fuori. Ogni volta dovrete scegliere, fare tutto in casa con enormi investimenti o comprare tutto fuori. In questo caso non potrete fissare nessun prezzo. Se c'è una tensione sull'uranio vi diranno, sentite signori, l'uranio è raddoppiato e quindi raddoppiamo pure noi. E la nostra indipendenza energetica? È solo uno scherzo. Sono cose concrete e che sono il centro di questo nostro incontro bilaterale.